Ragazzi, ho venuto a sapere. No, ok. Siamo venuti a sapere. Giusto, è così. Siamo venuti a sapere che tutta YouTube Italia sta facendo l'audio. Sta facendo questo collegio, giusto, il collegio 4. A quanto pare sta spopolando questa moda di fare questi video. Quindi ho deciso di portare qui due picciotti, due ragazzi molto simpatici. E niente, adesso andremo a reagire al collegio 4 a questi provini, che lo dobbiamo fare, no? Si no, deve fare. Lo fanno tutti, lo facciamo piano. Giusto, perché se non lo facciamo fare. Poi abbiamo scoperto che l'italiano anda perduto. Non è un'opinione. L'italiano. Ok, quindi passiamo alla scena successiva. Bella. Ok, eccoci qua. Andiamo e iniziamo a vedere cosa si cela, ok? In che personaggi ci sono. Esatto. 3, 2, 1. Mi chiamo Samuele Fazzi, vengo da Massa. Mi chiamo Giulia Tranzillo, ho 16 anni. 16 anni, attenzione. Ma la posizione delle tette appoggiate in mezzo. È per fare uomo. Comodità prima di tutto. Vengo da un paesino in provincia di Pavia. Sono Vincenzo Crispino, ho 16 anni, vengo da Scampiana. Questo penso che li ammazza tutti. Ho vinto! Ho vinto! Ma non c'è più. Poi non è vero che ha 16 anni comunque. Sì, ma infatti già il tatuaggio della mano. Ho 16 anni, i primi 15 di carcere. Sono Gabriele Corio, vengo da Settimo Milanese in provincia di Milano. Mi chiamo Claudia Dorelfi, ho 14 anni, vengo da Roma e frequento la terza media. La terza media? Che ha dipinto l'ultima cena. Ovviamente qual è? Però devo un attimo. Mio padre Leonardo. Stamattina. Da Vinci. Ah, lei c'è riuscita. Gesù. Ma Gesù chi? È uscito dal 3-4 dell'ultimo video. Ragazzi, selfie a posto. Non ti puoi. Gesù. Michelangelo. Fai lo spelling precipitosamente. Ok. Wow, iniziaci con spelling di casa. P R E C I S A M E precisamente. No, precisamente. R E C. Ma questo qua non ti sembra Giuseppe Simone? Il figlio! Il figlio è andato in carcere! Oddio mio! Il figlio è per 10 anni! P T O S A M N. Ma no! È convinto, però guarda! Mamma mia, mi sono fatto! Mamma mia! Con quali stati confina il Giappone? Questo è difficile. Il Giappone non è un'isola. Col mare. Andiamo avanti. Sì, esatto. Infatti nessuno. Mi giuro, via prova. E allora ho sbagliato, non no, no, è il Giappone lì. Il Giappone è un'isola. Ma Cristo! No! E io sono stato in terza media. Io sono stato. Anch'io ci abbia. Quindi con il mare. Acina. Acina. Oddio, questa è fortissima. Acina, America. Ma tu ci pensi lei? Con il tizio. Acina. Poi voglio. Acina. Ha sbagliato Cina. L'Austria. Sì, tutta a te, che concezione del mondo alta, ragazzi. Che stai a fare? No, stavo vedendo in che posizione del mondo alta. Perché con la Cina, con l'Austria, dentro la Germania. Ma l'Austria non sta dentro la Germania?
contro la Germania. Cos'è il buco nell'ozono? Sai che c***o dico? Un buco dentro l'ozono. Non ho capito. Un buco dentro l'ozono. È una specie di buco nero. No. È un'apertura nel strato di ozono che lascia passare i raggi ultravioletti che quindi col tempo provoca il riscaldamento globale. Ma questo non l'hanno preso sicuro. È un foro in uno strato nel cielo. È un foro in uno strato nel cielo. Nello spazio. Nello spazio. Nello spazio. Nello spazio, l'ha detto. Sì, perché toccati l'omero, mo pa muoio. Metti pausa. Tocca di l'omero. Qua. Vabbè, ci sono. Non si dice, non è che sono studiati. Ma fa male, ma fa male il coaching. Qualcuno tutti studiati. Allora, devo far vedere. Rispondo. Dove sta? Qui? No, questa è la caviglia, però quello che sta qua, credo. Che tibia per un sai che combina questo qua? Ma lui lo sa perché deve sapere dove uccidere e colpire la gente. No, ma sono fotto. Lo sa solo che mi spezzato. Lo sa solo perché se l'è spezzato. Risolve il seguente problema. Ok. Sei in vacanza al cielo con altri 9 amici. Andate al bar e decidete di comprare un ghiacciolo a testa. Ogni ghiacciolo costa 150 lire. Quanto spendete in totale? È in vacanza Riccione con altri 9 amici. Andate al bar e decidete di comprare un ghiacciolo. Dove è Riccione? Ogni ghiacciolo costa 150 lire. Quanto spenderete in totale? Aspetta, sei in vacanza Riccione con altri 9 amici. Cioè significa che non devi fare 500 lire. Siete in 10. È perché se esatto. In euro 1500. E chiaramente bisogna fare 150 per 9. Sì. Non si può avere una penna, una calcolatrice, qualcosa? No. 0, 9 per 5, 45, 7, 50, 900, 2000, 1350 lire? No. Di norma è giusto. 4050, no, 4500. 4500. 50 lire. Però sono in vacanza e c'è qualcun altro tra gli amici, quindi ci sono anche io, quindi siamo in 10. Ah, è troppo intelligente, guarda. 6.000. Ma non hai capito? Diretta! 6.000! Come ci arriva? Come fuori in vacanza? Ragioniamo, 6.000. Chiaramente contorto. 150 per 10 fa 6. Ma come c'è in vaca? Io non ho mai capito niente della vita. Io sono curioso di sapere quanto ci è arrivato. Mamma mia. No, 1500 lire. Che quindi sono, diciamo, 1500 lire, sì. Ma come ci è arrivato? Mamma mia, veramente. Mamma mia, aspetta un attimo. Ok, e niente ragazzuoli. Questa è stata la nostra reazione al collegio 4. Uno di tanti, di tutti gli altri provini. E quanti like? Oh, non andate da troppo alto. 932. Eh? 932. Vai Lele. 150 like. 6.000. 6.000. 6.000. Ma allora, sono sciro. Io direi 300. 300. Facciamo così, a 300 like facciamo la reaction alla prima puntata. Hai vinto. Eh? Va bene. Ci stiamo? 300. 300 like e facciamo tutti e tre la reaction, o tutti e tre o tutti e due, la reaction alla prima puntata del Collegio 4. Noi ci vediamo prossimamente con nuovi video e nuove live. Mi raccomando di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Andate tutti a fare la spesa. E soprattutto inserite su Fortnite il codice creatore Dark... Chaos. No. Chaos. No. Dark. Dark 92. Dark no. Dark 92. Esatto. Chaos, no. Chaos. E niente. Dark Chaos. Ricordatevi, evviva la figura del mondo. E il cane che abbaia. Non morde. Esatto. E niente ragazzuoli, vi salutiamo. Bella. Che faccia di.